Con la prima edizione della Run for Autism termina l'evento nazionale 2012 del progetto Filippide. Alla partenza dallo stadio Paolo Rosi erano quasi 1000 i partecipanti alla corsa, unica nel suo genere almeno in Europa, dove il progetto Filippide rappresenta un modello e un fiore all'occhiello per il nostro paese. 200 gli atleti appartenenti all'associazione Benemerita provenienti da tutta Italia, che sabato 8 dicembre hanno corso per le strade della capitale. Con loro le 15 associazioni del progetto Filippide, per un totale di 350 tra atleti, tecnici ed accompagnatori, che hanno reso magica l'atmosfera romana nel sabato dell'Immacolata. La manifestazione, il cui svolgimento è stato garantito dalla straordinaria collaborazione di Roma Capitale, sotto il patrocinio del Parlamento e della Commissione Europea, ha visto la presenza di decine di volontari della Protezione Civile e del mondo scout. Molti personaggi del mondo politico e di quello dello spettacolo che non sono voluti mancare a questo avvenimento. Il comico Antonio Giuliani e la showgirl Milena Miconi hanno dato il via all'evento. Insieme a loro, il consigliere di Roma Capitale Federico Rocca, a rappresentare il mondo della buona politica. Stare qui insieme a questi ragazzi, insieme al progetto Filippide, è qualcosa di bello che ti regala un'emozione, quindi sono contento, felicissimo di aver dato quel piccolo contributo, ma il grosso del lavoro l'hanno fatto loro, perché lo fanno tutti i giorni, 365 giorni l'anno, quindi sono loro che meritano un ringraziamento particolare. Oggi io e il collega Paolo Masini, quindi anche in maniera bipartisan, abbiamo fatto una parte del nostro percorso, ma importante è che l'altro giorno, proprio mentre il progetto Filippide era su Piazza del Campidoglio, l'Assemblea Capitolina ha votato una mozione per chiedere di includere il progetto Filippide nelle attività stabili della nostra amministrazione, quindi diciamo c'è stata, almeno questa volta sono soddisfatto, una risposta importante della politica, quindi noi oggi siamo venuti a rappresentare l'Assemblea Capitolina che si è stretta intorno al progetto Filippide e non solo oggi ma anche per i prossimi anni. Alla gara, divisa tra un evento competitivo sulla distanza di 5 km ed uno non competitivo su quella di 2 km, hanno preso parte anche il campione di scherma alle ultime Olimpiadi di Londra 2012 Valerio Aspromonte, mischiatosi tra genitori e bambini nella frazione non competitiva, e l'attuale campione mondiale di ultramaratona Giorgio Calcaterra, vincitore della Run for Autism con il tempo di 15 minuti e 38 secondi, mentre tra le donne si impone Sufiane Laila con il personale di 16 minuti e 36 secondi. È stato bello il percorso nella mia città dove corro sempre, dove lavoro e poi arrivo in pista e soprattutto il motivo per cui stiamo correndo qua, cioè per sentirci uniti alle persone insomma, che qualcuno considera diverse ma che in fondo non sono diverse da noi. Entusiasta il presidente della FISDIR Marco Borzacchini, presente in tutti i momenti clou dell'evento romano, che ha commentato così al termine dell'evento: da sempre sono un sostenitore dell'importanza che il progetto Filippide ricopre nell'ambito dell'attività del Comitato Italiano Paralimpico e ancor più nella FISDIR. Vedendo la Run for Autism si ha la sensazione ancor più chiara di un movimento forte e compatto che aiuta a comprendere il senso assoluto della disabilità intellettiva e relazionale, nello specifico dell'autismo e della sindrome di Down. Vedere tanti cittadini, politici e personaggi dello spettacolo correre insieme ai nostri ragazzi, ha continuato il presidente della FISDIR, è un segnale importante per una cultura che cambia quotidianamente e che vede l'Italia promotrice di un processo in continuo divenire. Accogliendo la Run for Autism, Roma rappresenta così la prima capitale europea ad ospitare un evento mai prima d'ora sbarcato nel vecchio continente, dopo le esperienze americane. Un segnale importante per una cultura che cambia in un paese da sempre in prima linea nell'ambito della disabilità intellettiva e relazionale. La Run for Autism come punto di partenza perché fra un anno possiamo essere di più. L'appello che io faccio alle famiglie perché portino i loro ragazzi fuori di casa, li facciano scendere su un parco, su una pista di atletica, in qualunque posto dove si possa correre e essere presenti l'anno prossimo qui insieme a noi a festeggiare la Run for Autism. Abbiamo avuto 350 ragazzi che hanno orbitato fra qui e il centro di preparazione olimpica. Una giornata di giovedì faticosissima ma spettacolare, chiusa con un evento, il galà e il canto delle sirene, dove veramente hanno suonato all'unisono e credo che abbiamo avvicinato tantissime persone che fino a una settimana fa non conoscevano l'autismo e oggi possono avere una cosa in più a cui pensare.